Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Gullà. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della gara di sabato pomeriggio alle ore 18 contro lo Spezia di Davis Mangia. Il Palermo ha sostenuto una partita da allenamento al tenente onorato con la partecipazione della formazione primavera di Giovanni e Bosi. Il gruppo ha svolto anche lavoro atletico e, come comunicato anche ieri, Morganella è stato sottoposto a visita maxillo facciale. Sabato Lorenzo Barbera arriverà allo Spezia e il Palermo cerca una vittoria per trovare continuità. Una sfida dura secondo Alen Stevanovic, che però dalle colonne di Tutto Sport non sminuisce il valore della squadra. Squadra temibile, ma come tutte le altre. In B non esistono partite facili, l'insidia è sempre dietro l'angolo. Ma il vero avversario del Palermo è il Palermo. Se giochiamo come sappiamo, non ce n'è per nessuno. Se segnassi sabato sarebbe una giornata perfetta. Il gol non è un'ossessione, ma mi manca. E non deve essere un alibi il fatto che adesso gioco un po' più lontano dalla porta. La svolta del Palermo in campionato porta la firma di Giuseppe Iachini, che col suo avvento in panchina ha trascinato il rosanero fino alla vetta della classifica. Samir Wicani, portiere del Palermo, incorona il tecnico marchigiano scherzando anche sul suo carattere. Posso solo dire bene, se non mi attacca al muro, ha personalità, parlano i risultati, il bel gioco, contano i punti. Iachini è l'uomo giusto per la promozione e merita la Serie A. Il presidente Zamperini commenta così la stagione del rosanero: questa è una stagione molto importante per noi perché dobbiamo riconquistare la Serie A. Sono contento di come la squadra si è comportata fino ad ora, ma la strada è ancora lunga. Siamo primi con merito, ma mancano tante partite e il campionato di Serie B è ricco di insidie. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.